Questa è la regina, sì, questo pesce è la regina del mare, guardate, la paragonano alla beccaccia, quindi chi sa di caccia sa che cosa vuol dire beccaccia, è l'uccello più ambito dai cacciatori e questo è il pesce più ambito. Guardate che meraviglia, guardate che colori, questo qua addirittura gesta la squamata e viscerata, quindi dovrebbe perdere un po' il colore, quando ha questo colore così bello, giallo, preciso, evidente, è freschissimo. Questa è la triglia. Non vi fate confondere dall'occhio, l'occhio deve essere così, ma i colori, questi devono essere essenziali per capire se è fresco o meno. Signori, questo è uno dei pesci più buoni dei nostri mari. Però lo facciamo in un modo diverso, facciamo un secondo, un antipasto. Ormai, dopo i primi e i dolci, gli altri sono piatti, non sono né antipasti né secondi. Dipende molto dalla grandezza. Quindi mangiamo il pesce dei nostri mari, ok? Quindi, allora io ho messo, io oggi che voglio fare è autunno, tempo meraviglioso, stagione meravigliosa, però è autunno. Allora io che faccio? Voglio utilizzare una cosa che è fantastica e sta benissimo con la triglia, la zucca. Quindi, cipollotto fresco, che a me piace da morire, quindi dolce, eccolo qua. Già padella calda, poi mettiamo la zucca, niente creme, niente cremette, maschi, belli, vogliamo sentire la zucca, poi sì, sarà morbida, diventerà morbida, però la vogliamo così, con la sua consistenza, senza far renderla in crema. La zucca è un'altra cosa importante, eh? Allora, io qui devo dire una cosa. Sinceramente, io le più buone zucche sono quelle del nord, sono fantastiche, mantovana, la ferrarese, sono buonissime, quelle nostre sanno di poco, sono piene di acqua. Allora, vedete, io sto andando, adesso che cosa sta bene con la zucca? Salvia, rosmarino, l'anice, anche l'anice sta benissimo, l'anice addirittura stellato, io però sono tradizionalista, rosmarino, qui. Messo qua. Poi, che succede? No, questa mi si brucia così, in questa maniera. Allora, che faccio? Aggiungo dell'acqua. Appena l'acqua, vedete, adesso l'ho messa? Non l'ho coperta del tutto. Appena l'acqua si asciuga, si sta per asciugare, la zucca sarà cotta e quindi sarà il momento delle triglie, da mettere le triglie. Allora, guardate, sale. Che bontà. Anche qui, sempre, olio, sale buono, olio, sale buono. Il sale dobbiamo mangiarne poco, quindi deve essere buono quello che mettiamo. Poi, Agostino, grazie. Ditemi chi è Agostino. È un amichetto mio. Ci ascolta prima. Di dove? Di Albenga. Che c'ha le olive da giasche e sono buonissime, queste sono veramente. Olive da giasche, oh dai, non so, ci sono altre tipologie di olive, sempre buone, dai, ce ne abbiamo tantissime. Vedete quanto sono piccole da giasche, vere? Sono così. Vedete? Eccole qua. Con tutto l'osso, eccolo qui. Quindi abbiamo questo punto, guardate che bella, guardate che bello già così. E poi manca il mio sempre costante tocco, questo mi piace, il rosso del peperoncino, che mi piace se quando lo trovo fresco, è buonissimo. Eccolo qua, guardate, già che poesia che è questa cosa, stupenda, per i vegetariani, per i vegani addirittura, questo già è perfetto. Io l'ho fatto pulire dal pescivendolo, però che succede? La triglia è un pesce un po' antipatico per questo, quindi che faccio? Sento col dito, vado in questo senso dalla coda verso la testa, se ci sono le squame, eccole qua, ci sono. Quindi attenzione, la cosa più antipatica che può capitare, cioè che può rovinare un pasto addirittura, è la presenza delle squame nel pesce. Va bene? Quindi adesso le controllo tutte, faccio così, qua non c'è, vedete così. È una cosa importante, questa è una triglia di scoglio, vedete com'è? Col muso fatto così, quando invece è verso il basso, devi mangiare per terra, è de sabbia e cambia proprio il colore.
il pesce cambia proprio il colore e sono quelle buone da mangiare fritte, piccoline. Adesso la zucca si sta cuocendo, la sciacquatina così lavora le ultime sfoglie. Eccole qua, metto l'aglietto qua dentro, guardate che bella, così, l'aglietto qua dentro, intero, intero. Allora, qualcuno dirà, oh, ma sta cucinando il pesce intero? Ma la carne è buona, è meglio con l'osso o senza osso? Questa è la domanda. Quindi, di conseguenza, è la stessa identica cosa. Su determinate tipologie di pesce, l'osso dà gusto, dà sapore. Quindi, basta con questa cosa, no, la spina, tutto quanto. Questo fa la differenza. Guardate che meraviglia, guardate. Stupendo. Le coccolo, così. Qua, così. Così. E a questo punto metto il coperchio e ci vediamo. Vedete la zucca già? Sta cuocendo, eh? Vedete? Così. Le chiudo e ci vediamo, ve lo dico subito, 10 minuti di orologio. Quindi, 4 minuti di cottura, faccio così. La giro tutte e due, vedete? Guardate che robetta. Guardate che stupendo. Così, coperchio, così facciamo vapore e aspettiamo altri 4 minuti. Eccoci qua. Vediamo un po', controlliamo. Spengo tutto. Passati 10 minuti, l'ho girata, vi ricordate? Dopo 4-5 minuti. E adesso vediamo se è cotto. Da che cosa si vede? Da questo si vede, guardate. Guardate qua. Eccola qua. Guardate che bella umida. Ci mettiamo. Qui su, guardate la zucca, così, vedete, si schiaccia, quindi è cotta, mettiamo così, guarda, da morire, questo è da morire ragazzi, è da morire. Allora, dolce, il fresco del rosmarino, la sapidità della triglia, l'intensità della carne della triglia e quest'olio, una bontà, provateci. Sono cose che si possono fare e ve lo dimostro ogni giorno, sono facili, sono ricette che io faccio con 4 ingredienti, le potete rifare anche voi. Vi voglio bene e se vi sono piaciute condividete, mi raccomando.